Ok, proviamo. Che Dio ce la mandi, buona che non ci arrivi lo strike di Nintendo. Sì, 25 anni. C'è un volume della Madonna adesso. 1996. Deve esserci un volume altissimo, raga, mi si abbassa un po'. Ah, sembrava dalle ultime famose parole, però. Oh, Stadium. Cos'è sta cosa? Ah, fammi vedere tutti i cosi dove abbiamo buttato soldi. Ce l'avevo, pinball. Ok. Questa cosa per stampare le foto non l'avevo, è arrivata da noi. Sì, sarà lunga sta cosa, però se fanno vedere 40 anni di Pokémon così. Mi dite solo se l'audio del video è troppo forte rispetto alla mia voce, perché l'Xbox blasta veramente l'audio. Cioè, è un po' lunga sta cosa, però. Sono 20 minuti così? Oh, mica sto gioco di merda, me lo ricordo, ce l'avevo, l'ho venduto. L'audio va bene, perfetto. Sì, vabbè, tanto non è. Cioè, l'importante è che si senta cosa dico, non l'audio del video, cioè, chi se lo cura. Sto vibratore, cos'è? Arrivano, raga. No, la mia. Ce l'avevo la chiavetta. Quando andavo sul forum di Serbi. Anime? Madonna, che momento anime! Sono 20 minuti così, cioè. Vabbè. Raga, non mi sta emozionando tanto sta cosa, cioè. Anime. Detto proprio anime. Non urlato. Cioè, raga, ok, bei ricordi e tutto, però figa. Sì, l'anno migliore. Questo era l'anno migliore. Mega Evolution se le ricordano. Non ho ancora visto un Tropius, però. Questo è il gioco migliore. Sì, Pokken. Oh raga, comunque sta andando, era veramente. Cioè, vi rendete conto Nintendo. Ma finirà il dissing su Nintendo? Era veramente Nintendo che non me la faceva fare sta cosa? Cioè, rendiamoci conto. Sono abbastanza speechless. I love the boots, concordo. E dai, questo anime, capito? Cioè. Dai, ci siamo quasi. Quanto è passato? 4, 5 minuti così solo, ok? Questo film era figo. Mi è piaciuto tanto. Sì, col drifting, fatemi vedere il tizio che corre in tondo. Dai, ci siamo, poi finito, eh? Vabbè. Ah, pure, soldi. Web anime pure. Ok, mi ero scordato di essere nato in Outer Space nel 2020.
Raga, è lunghissima sta cosa. È tutto così. Cioè, io immagino che Joe Merrick sia venuto, però... All possibilities in your hands, in your wallet. Buon finito. Hello everyone, I'm Ishihara from the Pokemon Company. February 27th is the date Pokemon Red and Pokemon Green were released in Japan, marking the beginning of the Pokemon series. An astounding 25 years have passed since the Pokemon series was. Se è un altro remake di Kanto, cioè lo passo proprio, chi se lo incula, no? Through our games, but also through so many other mediums, thanks to the support you've all shown us. Thank you, each and every one of you. Today, Mr. Utsunomiya will introduce our latest updates. Ege, ma tu piangi sempre. My name is Utsunomiya from the Pokemon Company. Questo è un nome illeggibile. I'd like to give you the latest update on the new Pokemon Snap game. We've put together a video that will show you some of the gameplay. Please have a look. Please have a look è la frase che precede Unfortunate Events. Ok, Snap. Tropius. Welcome to the world of new Pokemon Snap. This is the Lentil region. You'll ride the Neo-1 through the jungle, across the desert, Beautifly, and even under Mandibuzz, the sea to research Pokemon in their natural habitats. No, questo è non poteva essere così anche Spada Scudo, cioè. You won't be alone. Professor Mirror, who's doing research, non è neanche graficamente esagerato, Cioè, non mi sembra un engine potentissimo. È una cosa molto fattibile per un gioco main series. Delle ambientazioni così, col tuo personaggio che corre lì in mezzo, cioè. Vaporeon, davvero? Io non voglio fare cioè. Non so chi sta giocando, però davvero. Oh, it's Tyranitar. What a wild way to eat. Here's a park at night. Let's try playing a melody. Ciao tut. Qui suora si sarà fatto una sega, immagino. You'll also have Illumina orbs, something the professor invented. If you use one of these, anche qua, madonna, suora qua è impazzito, tipo. Anche Age, visto che gli piacciono le papere. Wow! Those flames changed color. Make good use of your tools to take shots that. Cosa? Then, show the photos you took to the professor. Ma sa nuotare quindi Venus Aur. Ogni generazione scopriamo una cosa nuova di Venus Aur. Prima che sa saltare, poi che sa nuotare. Vabbè, questo è figo, sì, però dai, era il minimo, cioè mi aspetto veramente un gioco di fotografia, raga. Cioè, è tutto figo, per carità, però mi sembra il minimo, no? Cioè, se le fanno in Smash, ste cose, e in Mario Gatti, cioè, qua è obbligato. Io sto guardando se vedo qualche Pokémon fa... Oh, che bello, belli sti effetti, con gli occhi matti. Ho un po' paura cosa farà la gente con Vaporeon, però, con queste cose. Mi preoccupo un po' per i bambini, io, come sempre. So make sure you're prepared. Questo è veramente bello da vedere. È veramente molto molto bello. Is that the mythical Pokemon Celebi? Cioè, presentato così è già un prodotto nettamente migliore di Spada Scudo questo. Non so se lo prendo al lancio però perché sarò in bancarotta per Guilty Gear, ma mi interessa sicuramente. Next, I'd like to tell you about several events we're holding to celebrate Pokemon Day.
In the Pokemon Sword and Pokemon Shield games, special Max Raid battles featuring Gigantamax Pikachu are underway. Wow, chi è che non ha un Pikachu Giga? Assurda come offerta dopo 3 anni di gioco. Questa cosa non mi ricordavo neanche esistesse. Articuno, Zapdos, Moltres, and even Mewtwo are appearing in legendary raid battles as part of a Kanto-themed celebration event. In Pokémon Masters EX, ah, io tutte queste cose non ce l'ho neanche. And his partner Pokémon Charizard will arrive at last. We hope you enjoy these events. Next, I'd like to present the latest news about the Pokémon video game series. Have a look at this video. Mi devo preoccupare adesso. Oddio. Gen nuova? No, torna indietro fino a Diamante Perla. Oh, era il 2007? O era Platino? Non mi ricordo quando è uscito. Sì, 2006 forse. Vabbè. Vediamo un po' com'è. È la ROM così? Senza vergogna proprio? Oh, the brilliance once more. Oddio. Ma è let's go. Mi sembra let's go, no? Era così più o meno. Vabbè, aspetta, vediamo tutto. Hanno voluto tenere lo stile del gioco che era inquadrato in alto così, più o meno. Brilliant Diamond. And Shining Pearl. Che non è anche per Platino. Finito qua? Oh. Nuova gen. This is a tale from a long, long time ago, when the Sinnoh region was still only a vast wilderness. A certain village bustled with the comings and goings of people. While in the mountains and seas, Pokemon roamed as they pleased. Sono più preoccupato che hypato, ovviamente. What the fuck? What? Che cazzo c'ha in testa sta tipa? No, è ambientato nella Cina antica, no! No, no, no! È una cosa tipo Wano! Gli sono skippati 80 frame? Si muovono a scatti? Cioè, è il video? Ma cos'è sta cosa? Uno spin-off? Uno spin-off full RPG? Che cazzo di starter hanno preso? Così, Oshawott e Cyndaquil? Cos'è? Non ho capito un cazzo! Ah, continua. Questo è Arceus, ok. Questo è il cavallo definitivo di Apu. Il God Horse. Pokémon Legends Arceus. Ok. Siamo quella tizia che fa
le react ai dischi. Both taking place in the Sinnoh region. First, I'd like to present the Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl games. These are faithful remakes of the Pokémon Diamond version and Pokémon Pearl version games, which were released for the Nintendo DS system in Japan 15 years ago. Okay. The Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl games. Remakes of the allora, questo mi sembra un sacco Let's Go. Cioè, è proprio lo stesso stile. È proprio brutto, raga. Cioè, senza se, senza ma. Cioè, cazzo, hanno tagliato metà vita a Dawn e solamente gambe e testa. Ilka, che cos'è, la nuova Arzest? Your adventure will take place in the Sinnoh region. Rich in nature and with towering Mount Coronet at its heart, it is a land of many myths passed down through the ages. The sense of scale of the original game's towns and routes has been carefully preserved, and you'll be able to travel through familiar locations once again. You'll set out on your journey after choosing either Turtwig, grazie, Chimchar, mai visti. Or Piplup as your first partner Pokémon. In these games, you can enjoy a grand adventure together with all the Pokémon from Pokémon Diamond version and Pokémon Pearl version. Newcomers and previous visitors to the Sinnoh region alike can look forward to experiencing the original Pokémon Diamond and Pokémon Pearl stories, freshly recreated for Nintendo Switch. Hanno tagliato, cioè non hanno la vita, è una testa con delle braccia e le gambe. Sono dei Nosepass. What did you think? Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl will launch simultaneously around the world late this year. We hope you're all excited for a nostalgic yet fresh è tipo Let's Go, quindi, cioè è proprio ripreso 1-1 rispetto all'originale. Pokémon Legends Arceus game. Pokémon Legends Arceus represents a new approach for the Pokémon video game series. No, questo è buono, un nuovo approccio è buono. È sicuramente più interessante del cazzo di Diamante Perla, cioè tutta la vita. Quello cioè... Quel cazzo di Diamante Perla lì per me è peggio di come me l'aspettavo. The events of this game unfold in the Sinnoh of old. In this time too, Mount Coronet towers over the center of the region. Pokémon live freely in the wild here, but the harsh environments may be different from the Sinnoh region you remember. In this era, people have journeyed to Sinnoh from all over and founded a prosperous village in the hope of learning more about this land. As for these three Pokémon, Rowlet, Cyndaquil, and Oshawott, it seems they were brought to Sinnoh by a certain professor who encountered them while traveling around various regions. You'll set off on your adventure after receiving a first partner Pokémon of your own from this professor. Che cazzo c'ha in testa la tipa, vabbè. You'll venture out to the different corners of the region on your quest to create Sinnoh's very first Pokédex. Even in this era, wild Pokémon can be caught with Pokéballs. Ma va a scatti proprio. You can also engage in Pokémon battles alongside your Pokémon allies. Sharpen your skills for both catching and battling Pokémon and strive to complete your Pokédex. Now for the mythical Pokémon that graces the game's title and story, Arceus. According to legend, Arceus shaped all there is in this world. But how is this Pokémon connected to your journey? The answer to this question and more awaits you in this exciting new action RPG adventure for the Nintendo wow. Switch system. Wow! Cioè, è più divertente controllare i personaggi che non i Pokémon a sto giro. Pokémon Legends Arceus will launch simultaneously around the world early next year. Sarò già morto. We hope you're all excited to set out on these adventures across the Sinnoh region, each one distinctly different from the other, with the wonderfully nostalgic Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl, as well as the Pokémon video game series' new journey, Pokémon Legends Arceus.
As Pokemon celebrates 25 years, we will continue to challenge ourselves and deliver new ways for everyone to enjoy Pokemon even more. Thank you very much for watching. Thank you, thank you. Oh, è finito, sì, erano 20 minuti. Ok. Ok. Allora, io non ho capito una cosa, cioè nessuno di questi giochi è... Scusate, la chat non la leggevo, però nessuno di questi giochi è collegato con Spada Scudo. Cioè, allora, partiamo dal Diamante Perla, che a me sembra Let's Go, cioè confermatemi la cosa, è Let's Go Pikachu su Diamante Perla, e devo dire che è orribile, cioè è veramente brutto, è uno stile grafico osceno, sembra una cosa del DS, è venuta male, e mamma mia, me l'aspettavo decisamente meglio, ma cioè non mi aspettavo facessero così... Mi aspettavo un remake normale come Horas, come Heart Gold, Soul Silver. È un rifacimento fedele. No, non me l'aspettavo. Cioè, no, no, non, non... Penso resti su Sword Shield. Sì, resti su Sword Shield. Let's Go era molto meglio, tra l'altro. Il discorso è che... Let's Go si poteva fare, secondo me, perché Kanto l'aveva già avuto il suo remake, quindi era uno spin-off, tra virgolette, e secondo me ci stava. Qua la quarta gen non ha avuto il suo remake, quindi io mi aspettavo che comunque seguissero la linea di tutti gli altri remake, del fare, cioè con l'engine di adesso, queste cose qua. E invece il remake non gli va di lavorare. Non lo so, non ma... cioè io appena l'ho visto l'ho trovato veramente brutto. Anch'io intendo la grafica. Sono migliori anni luce come stile. Non ce l'ho Let's Go, quindi sì, probabilmente sì. Ecco, non ho capito se è collegato a Spada Scudo. Non ha fatto nessuna menzione di Dynamax, cose così. Cioè, da quello che ho visto nel trailer mi sembra proprio un rifacimento 1-1 di Diamante Perla. Neanche Platino, oltretutto, che tipo, what the fuck, cioè... se dovevano fare un remake dovevano prendere quella versione lì, comunque. E quindi non so, allora, se fosse solo Diamante Perla, tipo Let's Go, io lo salterei, onestamente, cioè... Di rigiocare un gioco così non mi va molto, non... Cioè, è letteralmente un gioco che ha solo l'avventura. Perché sì, ci sarà l'online e tutto, però... Avrebbe le regole dell'epoca, potrebbe essere un bene. Bisogna vedere. Non lo so. Allora, da come è presentato non mi convince per niente. Non mi convince proprio per niente. Cioè, a vederlo così non è un trailer che mi ha venduto il gioco assolutamente. Cioè. Poi comunque esce a fine anno... Quindi avremo più informazioni e tutto, ma non lo so. Perché io sto pensando, ok, può essere godibile anche se non sono collegati. A livello di metagame magari sì, perché comunque il metagame di Diamante Perla, per quanto fosse merda, era meglio di quello di adesso. Quindi magari può essere anche più divertente da giocare in multiplayer, di Spada e Scudo. Ma mi aspettavo il remake normale, quello sì. Cioè, se avessero fatto una cosa così... Su Horas non mi sarebbe piaciuto per niente. Cioè, a me Horas è piaciuto proprio perché ho rivissuto la regione con le novità della generazione e con le novità della trama lì, che avevano implementato la mega evoluzione con Groudon e Kyogre. E mi aspettavo una cosa così. E, detto questo, io... Un po' come tutti, non è che sono il mega fan della Gen 4, anzi, cioè, me la ricordo poco, però proprio per quello mi sarebbe comunque piaciuto rigiocarla, però con le novità di adesso, cioè, non lo so, mi sembra, quindi questo mi fa presumere che non avremo mai un remake normale di, e spero non inizi un trend, cioè, che anche il remake di Gen 5 sarà così. Le animazioni mi sembrano diverse, fa animazioni retroattive per Sword Shield.
Boh, non lo so. Dite che era troppo lavoro. Poi, no, lì è veramente, ecco, è veramente lazy. Perché c'è anche la stessa cazzo di inquadratura dall'alto. Che appunto vedevi i personaggi schiacciati. Ma era un cazzo di 3 DS. Cioè, figa. Qui hanno letteralmente preso la ROM e hanno pulito la grafica. E fine. Quello hanno fatto. Cioè, raga, la cazzo di Don. Andiamo a rivedere quel pezzo. Comunque, raga, vi rendete conto che Nintendo non me lo faceva streamare? Soffermiamoci su sta cosa. Dove cazzo è? Allora, inizio, non ho parlato di Snap. Cioè, è bellissimo sto gioco. Nel senso. Perché non si può fare una cosa così sui giochi main game? Cioè, adesso poi arriveranno tutti i cazzo di Joe Merrick a dire, ma è uno spin-off. Ma è molto più figo. Cioè, no, che cazzo ho fatto? Vabbè, tanto adesso posso uscire dal. Posso vedere altri video, sono libero. Cioè, una scena così nelle terre selvagge, che tu vai in giro e ti trovi un cazzo di Venusaur che fa il bagno e caga in tutta l'acqua. Cioè, guardate quanto è vivo il mondo, quanto è reale. La grafica è molto bella, è molto crispy e comunque io devo dire che sta grafica qua, per quanto sia bella, secondo me non è neanche troppo pesante. Cioè mi sembra abbastanza semplice come poligoni, come. Minchia, due tacchini, suora, anche qua sei venuto. Cioè, mi sembra molto. Questa è la destinazione che deve avere il brand, questa. Cioè, prima ti tirano sto trailer qua, che è figo e tutto, abbiamo visto tanti Pokémon, gli scorci e tutto. E poi, raga, arriva sta cosa. Madonna, che malterrata. Cioè, da quello siamo passati a questo? Oh, raga, guardate lo sforzo, hanno cambiato la console. Non c'è più il GameCube, c'è lo Switch. Che sforzo. No, vabbè, questa cosa è orribile. È veramente. È la cazzo di ROM. Cioè, è veramente la ROM. Cioè, raga, anche il modo in cui entri in battaglia è la stessa dissolvenza. Perché c'è un cazzo di banjo lì nei. Lì c'è Joe Merrick, raga, spottato. Guardate. E vabbè, quando vado indietro mi va indietro di 40 anni. Beccatevi Joe Merrick, raga, guardate Joe Merrick lì pronto perché arrivano tutti gli apologists. Sono tutti lì dentro gli apologists e sono pronti a difendere con gli artigli questa cazzo di ROM. Cioè, guardate quando entra in battaglia. È uguale al DS, era così, con l'erba che fa così, cioè non hanno neanche cambiato quello. Ah, ma quando sei in battaglia le crescono le gambe, Adon. Cioè, guardate tutta sta roba e poi guardate questo. Cioè, guardate questo. Che belli i Minior, non ne avevo visti. Cioè, ma si può? Ma si può? Cos'è sta cosa? Joe Merrick deve davvero sforzarsi a difendere sta cosa, eh. Raga, se non è. Non lo so, cioè nel senso. A me. Io sarò sincero, io l'avrei giocato, tra virgolette, volentieri il remake di questa generazione perché non ci ho mai più giocato a Diamante Perla. Sono letteralmente 20 anni che non ci ho più giocato, quindi mi sarebbe piaciuto riviverlo così. Però se era un remake normale ero sicurissimo di prenderlo, così sono molto vacillante, sono molto molto vacillante. Questo lo balzo easy, ci sto pensando. Ci sto pensando. Ok, vabbè, di questo abbiamo parlato abbastanza. Game footage is not final, sì, vabbè. This is a tale from a long, long time. Ok, questo. Non ho ben capito. Cosa cazzo c'ha in testa sta tizia? Sembra un calamaro, vabbè. Vabbè,
Ah, questo da come era partito era la figata, cioè la prima cosa che ho pensato, non so se anche voi, ho pensato che fosse, vabbè, la gen nuova, però vabbè, non importa, però che quello là fosse il Let's Go e questo fosse tipo, perché non c'è platino, quindi questo fosse platino fatto con l'engine di Spada Scudo. Però con la veste grafica e con la trama tutta cambiata perché è ambientato lì nella Cina antica, quello che è in Wano Country. Però poi mi sono perso un po', nel senso parte benissimo. L'engine è chiaramente. Hanno preso da Breath of the Wild, sì, però l'hanno preso male, cioè. Non, io non capisco sti cazzo di frame skip, raga, cioè. Sono veramente. Vanno le cose a scatti. La musica è di una tristezza immane, cioè voglio morire, tipo. Perché sto cazzo di Chingling si muove a scatti? Questa scena farà piangere Juanicola, però. E anche qua, nel senso, parte molto bene, poi più lo guardi più si perde, secondo me. Ciao Gixxer. No, non ho capito, cioè, boh, come ammazzare come ammazzare l'hype. Cioè, no, raga, guardate quando corre la tizia, cioè. No, ragazzi, ma Joe Merrick muore stanotte, cioè. Non penso abbia da lavorare così tanto come adesso. Cioè, Spada e Scudo era niente rispetto a sti annunci qua. La shitstorm del Dexit non era niente. Poi chi cazzo ha voluto mettere Oshawott? Di tutti i starter d'acqua, figa, Oshawott? Tipo stop motion. Secondo me qualcosa c'è di pensato, perché non puoi fare un trailer con un Chingling che si muove così, dai, cazzo. Cioè, è qua, mi pare. No, forse era prima, vabbè. No, no, non. Cioè, questo è evoluto, fa schifo, non mi piace per niente. Però è evoluto, dai, non puoi aver fatto veramente un trailer con la cosa che si muove così. Perché Typhlosion? Eh beh, anche Syndaquil è una pico un po' scarsa, sì, però non quanto Poplio. Cioè, dai, suora, nel senso. Osho diventa samurai, vabbè, hai ragione, però fa cagare il cazzo comunque. È vero, perché anche l'arciere fa un po' giapponese antico, invece Typhlosion che cazzo sarebbe? È un side game che cambia le regole finalmente. Quello sì, però secondo me non è presentato comunque bene. Nel senso, allora l'idea ci sta, dobbiamo vedere un po', vediamo un po'. Ovviamente quando c'è un trailer figo non è actual gameplay footage. Poi sta cosa Ilka non ho capito bene che fosse, vabbè. We hope you're all excited for a nostalgic yet. Ah, avete rotto a caso questi Pokémon nostalgic Legends però, RPG. onestamente, cioè. Non ho Please capito have a che non ne look at fanno this sopra i video. 12 anni. Ma allora, a me apprezzo l'impegno di questo. Non lo sto trashando Pokémon tutto. live freely in the wild here, but the harsh Però environments may be different from ha the dei Sinnoh problemi anche region. sta cosa. Cioè, poi magari è fighissimo. In this era, Questo, Pokémon allora, are questo è journeying the sicuramente Sinnoh Sea all molto, over. molto più interessante Some del caso di tourists go Diamante with Pikachu in Perla. hope of Con lo learning stile di more Let's about Go, this quello che è. land. Quello stile di merda lì della As ROM. for these three Questo è molto più Pokémon, interessante, Rowlett, sicuramente. Cyndaquil, and Oshawott, Cioè, they kudos che seem hanno to fatto un regard the Sinnoh esperimento by a così. certain Poi professor, che vada not bene o just no, one of però the apprezzo. Nel various regions. senso, They set out on your anche. adventure after receiving a first partner Pokémon of their own from this Ragazzi, professor. mi trigger troppo. Cos'ha in testa sta tipa? Cioè, aiuto. Vabbè, comunque. With the village Cosa stavo as your dicendo? base, you venture Cazzate. out to the different corners of the region on your quest to create Sinnoh's very first Pokédex. Sì, hanno un po' preso da Breath Even of in the this Wild era, comunque, però wild potevano Pokémon prendere un can po' be caught meglio, with cioè. Pokéballs. Cioè.
Io sti cose che si muovono a scatti veramente. Sì, è stop motion, però. Cioè, sembra veramente frame skip. Però è molto interessante, molto interessante, sì. No, allora, ne ho parlato di merda fino adesso, effettivamente. Ho detto solo le cose negative, però è una cosa interessante. Non ho un giudizio negativo su questo annuncio qua. Questo ci sta. Lì l'erba è mille volte più bella e naturale, sono d'accordo. Beh, con le animazioni non ci siamo ancora, Però almeno c'è il Pokémon che va contro l'altro. Aspetta, no, è vero. Quello sì. Poi rimane fermo così. Però. We hope you're all excited to set out on these adventures across the Sinnoh region, each one distinctly different from the other, with the wonderful okay, vabbè. Pokémon Brilliant Diamond. Comunque quello ci sta secondo me. Vedremo come va, vedremo come va. Sì, il fatto che è una cosa così nuova non ho molto da dire, nel senso servono più informazioni. Mi piace appunto che sia un esperimento nuovo, non mi piace sta cazzo qualunque cosa sia stop motion così, cioè... veramente non ce la fanno a far tutto, cosa ci voleva fare delle animazioni fluide, cioè... Cos'è sta cosa, ta. A me ispirava fiducia sto tizio, non so neanche chi sia... Quell'occhialuto. È un corporate cattivo anime. No, vabbè, l'ultimo annuncio era buono. Quello di Diamante e Perla no, proprio zero. Proprio sono molto combattuto dal prenderlo no. Però magari per streamarlo, per farsi due risate, si potrebbe anche prendere.